in questa edizione del D-News. La democrazia chieda per Silvio Berlusconi l'agibilità politica di fronte a un processo troppo celere e l'appello del senatore Enzo Gibino di fronte alla sentenza nei confronti del Cavaliere. Il rimpasto Crocetta è il fallimento della rivoluzione, parola dei deputati regionali di opposizione Nello Musumeci e Marco Falcone. Per quest'ultimo inoltre il governatore dovrebbe sospendere dall'incarico di assessore Nelly Scilabra perché è candidata alle europee. Il clima resta teso alla Camera di Commercio di Catania, 12 consiglieri camerali si dimettono e dunque a norma di legge il Consiglio non può andare avanti essendo venuto meno il numero minimo previsto per il funzionamento. Incontro stamane nella sede del Consorzio di Bonifica 9 per discutere delle problematiche legate al settore, dal disagio occupazionale all'allarme diramato dalla Prefettura sull'Alga Rossa. Il sindaco di Catania, Enzo Bianco, ha consegnato stamani i tesserini di identificazione ai 50 nuovi operatori dei servizi di polizia stradale urbana. Progettazione europea, consulenza direzionale fiscale, finanza agevolata, consulenza del lavoro. Gio Consulting, la finanza agevolata in Sicilia. Via Vittorio Emanuele da Bormida 45 Catania. Telefono 095 74 63 250. Il caso Berlusconi, la procura ha detto sì all'affidamento ai servizi sociali. Qual è il suo pensiero? Le dichiarazioni a caldo che ho già rilasciato sono quelle di un riavvio di un processo di pacificazione, senza entrare nel merito di una sentenza che è fortemente contestata da tutto il popolo di Forza Italia. Adesso invece siamo nel merito dell'applicazione o meno della misura restrittiva. Ritengo che per quello che è stato Silvio Berlusconi e per quello che è, per quello che chiede il suo popolo, la democrazia chieda la possibilità per Silvio Berlusconi della agibilità politica. In questo senso la dichiarazione del procuratore generale che ha lui stesso avanzato la misura dei servizi sociali e in questo senso aspettiamo quello che sarà il pronunciamento del Tribunale. Quindi c'è ottimismo per quanto riguarda questa agibilità politica? Questa è una visione da parte di chi si aspettava che quantomeno le richieste fossero peggiori. È ovvio che alla fine della valutazione rimane sempre l'amaro in bocca per tutto ciò che è successo, ossia, lo dico in poche battute, un reato che viene contestato a Silvio Berlusconi con un processo di tre gradi velocissimo che sarebbe un sogno per tutti gli italiani, ma che sostanzialmente non lo vede attore in questo reato, ma forse ipotetico ideatore, mentre in realtà le persone, i soggetti che sono stati attori di questo evento sono assolutamente liberi e non condannati. Una sentenza che continuiamo a considerare surreale, ma comunque in ogni caso accettiamo. Senatore Gibino, Forza Italia senza Berlusconi, com'è il futuro? Assolutamente no, non penso che qualcuno immagini una Forza Italia senza Silvio Berlusconi. L'idea di Forza Italia, questo modo di fare politica, ha poi portato gli altri partiti ad adeguarsi, quindi torniamo indietro di 20 anni, 1993-94, immaginiamo quella Forza Italia, questa è Forza Italia, ma com'erano invece gli altri partiti che non esistono più e che si sono dovuti adeguare in termini di comunicazione, di struttura, di snellimento, di sburocratizzazione delle sedi, delle sezioni, ricordiamo quelle della Democrazia Cristiana. Adesso è molto più aperto, con una società civile che entra in politica, si impegna, si candida, magari ricopre anche ruoli importanti nel Parlamento. Prima non era assolutamente così, lo ricordiamo, bisognava fare consigliere di quartiere, consigliere comunale, assessore sindaco e poi alla fine forse il parlamentare nazionale. Non scinderei assolutamente il futuro di Forza Italia dalla figura di Silvio Berlusconi. Laddove questo dovesse accadere, e quindi dovranno passare decenni, presumo che ci sarà un altro soggetto politico.
Il governatore Crocetta ha sempre decantato di essere un rivoluzionario, la palese dimostrazione è proprio questo ennesimo rimpasto. Ma io credo che proprio questo rimpasto certifichi il fallimento dell'idea rivoluzionaria di Rosario Crocetta. Una rivoluzione soltanto sulla carta, declamata, annunciata, proclamata, ma mai concretizzata. Crocetta diceva che era lontano dai poteri forti, con i poteri forti invece ha fatto un abbraccio mortale, diceva che voleva staccarsi dai partiti e fare un governo di alto profilo, invece ha fatto uno dei peggiori governi sotto un profilo tecnico, politico, diceva di voler fare un'azione concreta, efficace, che avesse delle ricadute positive per il territorio e oggi invece tutte le emergenze della Sicilia rimangono lì accantonate, dimenticate, trascurate assolutamente. È il governo questo della disperazione che Rosario Crocetta tenta di fare per boccheggiare ma non per risolvere i problemi della Sicilia. Ma il presidente della regione va all'attacco. In questa situazione si sono cacciati i partiti ed è loro la responsabilità dello stallo in assemblea. In merito sentiamo anche il presidente della commissione regionale antimafia Nello Musumeci. Beh, un rimpasto fatto di tante pastette. Davvero, se questa è la rivoluzione c'è da mettersi le mani nei capelli. La verità è che Crocetta ha mostrato una spregiudicatezza inaudita nell'applicare, nell'adottare metodi che avevamo conosciuto nelle precedenti compagini di governo. È un uomo che fa finta di essere libero dal gioco dei partiti e poi in effetti cede ai ricatti e ai condizionamenti dei partiti. Fa esattamente come Nicodemo, il personaggio delle Sacre Scritture, che di giorno stava con i farisei e di notte andava a confessarsi con Cristo. In merito proprio al rimpasto degli assessori, qual è a suo avviso la scelta sbagliata? Ma io credo che le scelte siano giuste o sbagliate a seconda di chi li fa, nel senso che Crocetta le ha fatte e se ne assume una responsabilità innanzitutto politica. Poi credo invece, sotto un profilo di opportunità, Crocetta era quello che aveva detto qualche mese fa che non voleva che gli assessori si candidassero. A seguito di un capovolgimento, di una capriola, invece Crocetta ha riconfermato l'Anelli Scilabra, invitandolo addirittura a candidarsi alle elezioni europee in sostituzione dell'amico Beppe Lumia. Bene, io credo che questa sia una scelta assolutamente inopportuna, anche perché è di qualche settimana fa, forse di qualche giorno fa, l'annuncio di Crocetta, ma anche della Scilabra, di allargare la platea della formazione dei lavoratori, la formazione professionale, ad una graduatoria di tipo B. Allora io dico che sarebbe opportuno che l'Anelli Scilabra potesse essere riconfermata con il congelamento della delega assessoriale, delega che le potrebbe essere assegnata dal 26 maggio prossimo, cioè all'indomani delle elezioni europee, per una questione, se si vuole, anche di decenza o di opportunità politica e istituzionale. Quali sono le scelte sbagliate fatte da Crocetta? Quella di non governare, un anno e mezzo senza governo, che cominci finalmente a governare se ne è capace, altrimenti assuma le determinazioni necessarie e conseguenti. Campagna elettorale per quanto riguarda le elezioni europee del 25 maggio, straordinaria anche la scelta degli slogan, come questo: scegliamo insieme la via per l'Europa. Si apre ufficialmente la campagna elettorale di La Via. E allora subito i programmi. Il programma è quello di andare in Europa per continuare un percorso finalizzato a cambiare la prospettiva europea dell'Italia. Vogliamo un'Europa diversa, vogliamo un'Europa più solidale, vogliamo un'Europa più attenta soprattutto alle aree che sono in ritardo di sviluppo. Per questo vogliamo un'Europa che sviluppi tutto ciò che è possibile sviluppare per facilitare l'occupazione dei giovani, per facilitare lo sviluppo delle imprese, per far sì che anche chi è rimasto indietro possa nuovamente recuperare competitività e occupazione. Per questo credo che sia necessaria l'esperienza fatta in questi primi 5 anni in Europa, perché solamente chi conosce la complessa macchina amministrativa europea può realmente incidere per modificarla a vantaggio dei propri territori. In questi 5 anni credo di aver fatto tanto per la mia terra, a partire dagli interventi per alcuni grandi investimenti infrastrutturali, a continuare con alcune modifiche del piano delle infrastrutture, con l'inserimento del porto di Augusta,
e poi ancora con le risorse a vantaggio delle aree in ritardo di sviluppo, del fondo indigenti, del programma di sviluppo rurale, del fondo sociale. Abbiamo per il prossimo periodo di programmazione, per effetto dell'attività svolta, più risorse di quelle che avevamo in passato. Questa è un'azione concreta, quindi. Quindi un impegno che continua. C'è un obiettivo che non ha raggiunto e vorrebbe farlo per le prossime tornata? Sicuramente c'è una cosa che ho avviato ed è in corso di completamento, che è l'intervento per modificare l'azione europea a vantaggio dei produttori agricoli colpiti alla tristezza degli agrumi. C'è la possibilità, perché abbiamo concertato un programma che l'Italia deve presentare entro il 30 di aprile, spero che l'azione e la decisione comunitaria avvenga subito dopo l'insediamento del nuovo Parlamento, perché potremmo avere nuove risorse e nuove opportunità per gli agrumicoltori e soprattutto anche un sostegno al reddito nel periodo successivo all'estirpazione degli agrumeti affetti da tristezza. Questa è un'azione concreta, una risposta a un mondo produttivo che purtroppo soffre e che ha necessità di avere un supporto continuo per intravedere una strada futura di successo e di prosperità. Silvio Berlusconi potrebbe togliere voti al nuovo centrodestra? Il progetto di Forza Italia è un progetto ovviamente che non ha futuro, è un progetto che si sta esaurendo, mentre invece il nuovo centrodestra rappresenta la nuova linfa per un nuovo progetto politico che sia un progetto realmente dei moderati che vogliono guardare allo sviluppo e costruire occasioni concrete per la ripresa economica. Da latitante rapinava banche in giro per l'Italia, ma nonostante ciò Domenico Albanese, 47 anni, percepiva 832 euro di sussidio dalla regione siciliana, perché da anni inserito tra i precari. L'uomo è stato arrestato 2 giorni fa a Palermo, poche ore prima era stato espulso dal bacino dei precari. Da mesi il Dipartimento, su incarico del governo di Rosario Crocetta, sta passando al setaccio l'elenco di precari, che da 15 anni beneficiano di sussidi. A essere passati al setaccio sono i 2.900 iscritti al bacino dei precari ex PIP, piano di inserimento professionale del progetto Emergenza Palermo, riservato a ex detenuti e soggetti svantaggiati. Un'inchiesta che porta alla luce casi come quello di Domenico Albanese. Il 47enne era da mesi irreperibile e la polizia lo cercava, ritenendolo l'autore di 9 rapine commesse in giro per l'Italia. Ma mentre per gli investigatori progettava i colpi in banca, lui riceveva regolarmente il sussidio pubblico pari a 832 euro. Un sussidio ricevuto fino al giorno del suo arresto. Il precario è stato definitivamente cancellato dall'elenco dei precari venerdì scorso, perché secondo la regione è non in possesso dei requisiti morali e di buona condotta. A fine marzo la regione aveva espulso dall'elenco altre 25 persone, anche in questo caso per mancanza dei requisiti morali. Tra loro c'era Fabio Pispicia, fermato a Palermo pochi giorni prima dalla polizia, mentre era a bordo di una Fiat Uno con armi, passamontagna e guanti. Finora gli espulsi da Emergenza a Palermo sono oltre 200, buona parte perché dai controlli è emerso che avevano un reddito ISEE superiore ai 20.000 euro previsto da una legge regionale. È stato aggiornato al prossimo 10 giugno il processo che si celebra davanti la Corte d'Assise d'Appello di Catania a Loris Gagliano, il 27enne che in preda ad un raptus di gelosia il 27 dicembre del 2011 ha ucciso a coltellate la sua ragazza Stefania Noce, coetanea, il nonno della giovane, Paolo Miano, di 71 anni, e ferito in maniera non grave la moglie di quest'ultimo, Gaetana Ballirò, di 73 anni. L'uomo in primo grado il 5 aprile del 2013 è stato condannato all'ergastolo dal GUP di Caltagirone Marcello Gennaro, davanti al quale il procedimento si era celebrato col rito abbreviato. L'avvocato Enzo Trantino, uno dei legali di parte civile, ha ribadito in aula il timore di un eccesso dilatorio del processo e ha chiesto di avere tempi certi per il procedimento. Ancora fumata nera per l'elezione del nuovo presidente della Camera di Commercio di Catania. Ancora una volta nessun accordo e si dovrà faticare ancora tanto per avere un nome su cui convergere, al fine anche di dare quella stabilità cui alcuni aspirano, anche perché l'ente è commissariato dal luglio del 2012.
E nonostante l'ottimo lavoro del segretario generale Alfio Pagliaro, c'è chi sente la necessità della figura di un presidente. Certo, come dicevamo, da circa un mese si susseguono polemiche acerrime, critiche e soprattutto appelli alla concordia per quella che oramai è divenuta una vera e propria caccia alla poltrona. In un primo momento pareva che Confcommercio e Confindustria dovessero spartirsi le due presidenze, quella alla Camera di Commercio e l'altra alla SAC, la società che gestisce l'aeroporto, successivamente affidata quest'ultima a Salvatore Bonura, inizialmente definito da Pietro Agen l'uomo della mediazione per la Camera di Commercio. Da lì a breve non arrivò invece il famoso accordo e la situazione a tutt'oggi è preoccupante anche per quello già annunciato e che oggi pomeriggio ha trovato conferma, e cioè le dimissioni di 12 consiglieri camerali dello schieramento guidato da Confcommercio, Confesercenti e Coldiretti, e dunque a norma di legge il consiglio non può andare avanti essendo venuto meno il numero minimo previsto per il funzionamento. Non solo, i 12 hanno anche diffidato gli altri consiglieri a non andare avanti e domani mattina è prevista una conferenza stampa. Il clima resta teso e per il momento la poltrona è ancora vuota. Il riordino consortile rischia di mettere in ginocchio l'economia agrumicola, gettando la Sicilia intera fuori dall'economia europea. È l'allarme lanciato dai sindacati presso la sede del Consorzio di Catania, ove si sono incontrati le organizzazioni sindacali, FAI, FLAI e FILBI, le associazioni datoriali, CIA, Coldiretti e Confagricoltura e la direzione del Consorzio, per fare insieme una disamina della situazione e intraprendere eventuali iniziative congiunte. Il riordino prevede di ridurre gli attuali 11 consorzi in soli uno orientale e uno occidentale. Attualmente, per esempio, il consorzio di bonifica Catania 9 è in uno stato di gravissime difficoltà economiche e di inefficienza dovuto principalmente, denunciano i sindacati, alla scarsissima programmazione generale messa in campo già da qualche anno dagli amministratori locali e regionali. All'allarme occupazionale si aggiunge quello derivante da una nota diramata dalla prefettura di Catania riguardante la tossicità dell'alga rossa presente nella diga di Pozzillo. La notizia è esplosa come un fulmine al ciel sereno, anche se il fenomeno dell'alga rossa sulla diga di Pozzillo è un fenomeno che ricorre spesso e volentieri. Però in funzione dell'aumento delle temperature si ha di solito una regressione dell'alga. Purtroppo adesso ci ritroviamo in un periodo in cui sono saltate anche alcuni, mi dicono perché non è un ramo che conosco molto bene, sono saltate alcuni degli schemi o comunque della geomorfologia delle acque, e quindi ciò sta portando appunto a una non regressione dell'alga, e ovviamente la tossicità di questa potrebbe compromettere notevolmente le colture che sono appunto a valle dell'Ancipapozzillo. Insomma, l'ennesima tegola che cade sulla testa dell'agricoltura. Questa è l'ennesima tegola che cade sulla bonifica siciliana. Già le organizzazioni sindacali CGL, CISL e UIL avevano lanciato dei gridi d'allarme in merito alla bonifica siciliana. Infatti è già stato proclamato per il 16 corrente mese l'assemblea permanente in tutti i consorzi di bonifica della Sicilia, dopo l'attivo regionale avuto il 4 presso la Enna. E se non si avranno risposte dal punto di vista occupazionale, ovviamente il 23 corrente mese si andrà allo proprio generale della bonifica. Questo purtroppo noi ovviamente cerchiamo di tutelare i lavoratori e il lavoro che è l'ossatura dei consorzi di bonifica. Purtroppo abbiamo anche dei problemi adesso dal punto di vista appunto dell'irrigazione, perché questo determinerà una diminuzione dell'irrigazione e quindi invitiamo un po' tutti gli operatori, ma anche essenzialmente il governo regionale, a intervenire urgentemente su questa problematica al fine di poter garantire servizi all'utenza e che ovviamente all'agricoltura del comprensorio della Piana di Catania, altrimenti si avrà una grave crisi di tutto il comparto. C'è un rischio altissimo che ritengo che questo non può avvenire. In ogni caso il nostro comprensorio, che parte dalla provincia di Catania, arrivare toccando tutte le province sia di Messina che di Enna, sostanzialmente metterebbe il 70% a rischio del nostro comprensorio, il che significa che la nostra agricoltura è in ginocchio. Cioè noi non potremmo più, è un consorzio che possiamo
letteralmente chiudere, perché non potendo dare l'acqua dal pozzillo significa che il nostro comprensorio è all'asciutto, cioè avremo soltanto un 25-30% da dare acqua se tutto ci va bene. Noi su questo giochetto non ci stiamo, evidentemente qui anche ognuno, sia le prefetture che hanno dato l'allerta, sì, ma qui il governo, dobbiamo assumerci ognuno le nostre responsabilità, e noi certamente siamo vicino agli agricoltori e non possiamo che dare un sostegno solo ed esclusivamente all'agricoltura. Stamane il sindaco di Catania Enzo Bianco e il vice sindaco e assessore alla polizia urbana Marco Consoli hanno consegnato ai 50 nuovi operatori dei servizi di polizia stradale urbana comunale i tesserini di identificazione per svolgere le loro funzioni. Dopo un corso cominciato nel novembre dello scorso anno e dopo aver sostenuto un esame, i nuovi operatori potranno elevare multe anche per violazioni al codice da parte di veicoli in movimento e non solo quelle per divieto di sosta, come avveniva un tempo. Per risolvere la carenza cronica che abbiamo di appartenenti al corpo della Polizia Municipale, gli ultimi vigili che sono stati assunti sono quelli che ho assunto io nel concorso del 1989 e quindi anche più avanti in età. Abbiamo fatto un piccolo miracolo qui a Catania, grazie all'assessore Consoli, grazie alla collaborazione del comandante. Siamo la prima città in Italia a istituire questa nuova figura, che è una figura con maggiori responsabilità dell'ausiliario del traffico, tanto che potrà fare anche multe in movimento, non solo per divieto di sosta, e sostanzialmente con un'attività di formazione adeguata, oggi è un operatore che svolge attività importanti. In questo modo abbiamo arricchito il corpo dei vigili della polizia locale di circa 40 appartenenti in più, che ci aiuteranno a fare rispettare la legalità nella città, di cui abbiamo un grande bisogno anche per smaltire un traffico che diventa spesso insopportabile. Questo fa pensare che ancora non è tempo per tanto agognato concorso di cui si parla da anni. No, ci sono dei limiti purtroppo che derivano dal fatto che il Comune è in una condizione di preesistenza e comunque sto già cominciando ad attivare le procedure che mi consentiranno nel giro di qualche tempo anche di poter sostituire una parte dei dipendenti che sono andati in pensione, proprio dando priorità assoluta anche al corpo della Polizia Municipale. Ma intanto oggi è un giorno di festa, perché 40 persone in più per la strada per me significa naturalmente una vera tocca sana in una condizione spesso assolutamente inadeguata. Quali le funzioni di questi nuovi operatori? Gli operatori di servizi di polizia stradale, così come dice il nome, sono abilitati a svolgere tutte le attività preventiva e repressiva prevista dal codice della strada, quindi sia per la tutela delle norme del codice della strada, sia per la tutela delle strade comunali. È ovvio che questa attività riguarda soltanto il territorio comunale e le strade di proprietà del Comune di Catania. Cosa non possono fare invece? Beh, tutto il resto dell'attività variegata della Polizia Municipale, quindi per quanto riguarda le competenze sull'urbanistica, sulla tutela delle leggi urbanistiche, delle leggi ambientali, delle leggi commerciali, ecco, questo rimane prerogativa degli agenti e degli ufficiali del Corpo di Polizia Locale, e quindi la loro attività è limitata al, se così possiamo dire, già una bella competenza, limitata alla tutela delle normative del codice della strada. Saranno autonomi o dovranno camminare in compagnia della polizia, degli agenti di polizia municipale? No, sono operatori assolutamente autonomi, hanno tutte le competenze per quello che riguarda la circolazione stradale, quindi non avranno bisogno di accompagnatori. Tornano in campo le diverse associazioni catanesi, oggi si presenta al protocollo la richiesta di un regolamento istitutivo per la consulta dei cittadini migranti, di che si tratta? Sì, 29 associazioni hanno dato seguito a un appello che avevano rivolto all'amministrazione comunale nel novembre scorso, si tratta di una proposta di regolamento che abbiamo scritto per dare forza alla intenzione dell'amministrazione, che è stata espressa fin da subito nel voler istituire finalmente, dopo 3 anni di attesa, la consulta dei migranti. È un organo consultivo che è previsto dalla legge regionale, che ancora noi non abbiamo attuato, e consentirebbe di spostare a livello istituzionale i problemi che le comunità di migranti, che il rapporto Caritas ci dicono essere ormai tantissime, eterogenee, almeno 23.000 sono gli immigrati che risiedono stabilmente a Catania, 7.000 i minori, 1.800 le imprese intestate agli stranieri, quindi è un problema che può trasformarsi in una risorsa solo se canalizzata nel modo giusto, e innanzitutto la risposta deve essere quella di attuare delle politiche che non siano più emergenziali, ma che possano consentire a chi vuole appartenere a questa comunità di poterlo fare.
e uno dei passi primissimi che va fatto è quello di istituire la consulta. Oggi invece la situazione qual è? La situazione è che noi aspettiamo con una certa ansia che non si realizzi il timore che è stato paventato fino a stamattina, sentivo il ministro Alfano, no? 600.000 nuovi immigrati che pensano di arrivare qui, e politiche istituzionali che finora appunto sono state soltanto improntate all'emergenza. Noi dobbiamo sganciarci da questa logica, siamo bravissimi nell'accogliere, nell'ospitare i migranti, dobbiamo fare il salto di qualità e integrarle queste persone, e lo possiamo fare. Pasqua e Pasquetta alle porte, anche a Catania si prevede, e gli operatori lo sperano, un notevole flusso turistico in città. Il sindaco di Catania Enzo Bianco assicura che il comune si sta preparando al fine settimana, garantendo nelle possibilità economiche delle casse comunali la migliore accoglienza possibile con l'apertura dei più importanti siti cittadini. Stiamo lavorando seriamente già da qualche mese per rendere la città più accogliente, le navi cominciano a tornare, ho svolto un'azione seria per cui il costo dell'attracco già si sta riducendo, sta diventando uguale a quello delle altre città, occorre nello stesso identico momento svolgere un'azione per avere il massimo di ordine nella città e anche musei aperti. Stiamo già lavorando in questo senso, abbiamo garantito un'apertura di orari che è analoga a quella delle grandi città d'arte, ma voglio fare ancora qualcosa di più, appena le condizioni ce lo consentiranno, ripeto, avremo anche aperture serali di musei legati anche all'ora di pranzo, quando arrivano i turisti, insomma a tutto campo.